si è tenuto al Teatro Tosti di Castel di Sangro un convegno che ha visto la presenza dello storico e saggista Paolo Mieli per ricordare l'80° anniversario della distruzione della città ad opera dei tedeschi nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Tutto ciò che si è trovato vicino alla linea Gustav è stato sfortunato, perché la linea Gustav fu imprevista, mentre la linea nord era stata messa nel conto, la linea Gustav fu in un certo senso una sorpresa, perché l'avanzata alleata fino ad arrivare alla linea Gustav era stata relativamente tranquilla. Ma Castel di Sangro fu una città eroica, perché praticamente una capitale della prima resistenza. Quando Castel di Sangro fu bombardata, la resistenza era agli inizi, era, praticamente non era decollata. E quindi, se oggi, un giorno, è poco conosciuta questa vicenda ed è per questo che io sono qui, se oggi un giorno uno dovesse dire ma quale fu la capitale della resistenza, dovrebbe dire Castel di Sangro. Castel di Sangro, del territorio circostante nel periodo che va dall'estate del 43 a quella del 44, sono state il centro di una resistenza durata mesi. Alla fine di ogni guerra, fine, vincono i buoni, ma ci sono delle fasi intermedie in cui la guerra sembra finita e sono i cattivi ad imporre la loro legge. Anche la Seconda Guerra Mondiale fu così, e anche le guerre di questi giorni, che sono guerre di cui la fine è lontana, sono guerre in cui prevalgono i malvagi, purtroppo. 80 anni dalla distruzione della città di Castel di Sangro, l'80% del patrimonio edilizio distrutto, 107 vittime, un anniversario che l'amministrazione comunale ha voluto ricordare invitando proprio il noto giornalista storico Paolo Mieli, che ha accettato immediatamente l'invito, perché la linea Gustav è nello scenario teatro italiano uno dei più importanti e forse anche il decisivo per la vittoria finale. Date che sono state impresse nella nostra comunità hanno segnato pesantemente il nostro tessuto sociale, che da lì, al netto di tutte le vittime che hanno lasciato ovviamente lasciate sul campo dalla guerra, poi è stata interessata una forte migrazione verso l'est. Abbiamo ingaggiato quello che di meglio c'è sul campo del giornalismo storico. Paolo Mieli è un'autorità unanimemente riconosciuta, per noi è stata una grande conquista averlo qua nella giornata di oggi e soprattutto con lui inaugurare le celebrazioni che andranno avanti nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani.